Buongiorno, bentornati con l'appuntamento in diretta di A Voi la Linea. La sperimentazione di Reiter al vaccino italiano va avanti nonostante la bocciatura della Corte dei Conti. Questioni tecniche che nulla hanno a che fare con la bontà del progetto, affermano Marco Confalonieri, pneumologo che ha coordinato la sperimentazione al Catinara. Lo stesso Confalonieri afferma che sono state 800 le persone curate nel reparto di Trieste nelle tre ondate di pandemia per polmonia grave. Sentiamo. Noi abbiamo chiesto come sperimentatori, già venerdì scorso, quando c'è stata la sentenza della Corte dei Conti, un chiarimento a Reitera, che è arrivato subito lunedì scorso, dicendo che non ci sono problemi per andare avanti. Del resto, lo studio di fase 1 ha dato degli ottimi risultati, sembra che sia già efficace con una sola dose, e la fase 2 dovrebbe confermare questo tipo di atteggiamento. E inoltre, diceva Reitera, se non ci sarà il finanziamento dello Stato italiano, ci sono già altri finanziatori che sono disponibili a sostenere questo vaccino. Noi abbiamo avuto dei buoni risultati e, diciamo, sia dal punto di vista dell'immunizzazione, per quello che sono le notizie che ci sono arrivate finora, ma sia anche dal punto di vista degli effetti collaterali, non abbiamo visto niente di particolarmente problematico. Siamo convinti che si possa andare avanti. C'è bisogno di questo vaccino come c'è bisogno di altri vaccini, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Che efficacia potrebbe avere questo vaccino? La fase 2 praticamente è stata conclusa per quanto riguarda le due vaccinazioni col controllo. Verranno aperte le buste a inizio di giugno probabilmente, cui seguirà poi la fase 3. Siamo 26 centri, di cui anche in Germania, non solo in Italia, e ci sono stati delle buone Voi risposte. non avete avuto trovato difficoltà a trovare dei volontari? No, per trovare i volontari non abbiamo avuto nessuna difficoltà, anzi c'era tre volte tanto i posti disponibili, per cui da questo punto di vista nessuna difficoltà, probabilmente anche l'entusiasmo di partecipare a un qualcosa di italiano di nuovo. Secondo lei perché c'è questa ritrosia a vaccinarsi? Ma non lo so se sia solo ritrosia, sicuramente ci sono state un po' di difficoltà a ottenere il vaccino nei primi tempi, e poi bisogna anche dire che ci sono state tante false notizie. Anche il fatto che alcuni giornali avevano scritto che lo Spallanzani si era ritirato dalla studio Reitera, cosa che assolutamente non è vera perché continua a coordinare lo studio. Purtroppo con internet sono più le false notizie che quelle corrette, e poi c'è confusione quindi di conseguenza, ma io penso che poi alla fine la verità venga fuori. Noi abbiamo un reparto che si chiama Pneumocovid, una terapia intensiva respiratoria che copre un piano di Catinara solo per le polmoniti gravi che necessitano di supporto respiratorio. Bisogna tenere presente che fino ad oggi abbiamo avuto 778 ricoveri ed è un numero enorme tenendo presente la prima, seconda e terza ondata. Adesso per fortuna sta scemando la numerosità dei casi e spero che potremo, diciamo, unificarci con l'ARTA, quindi con la terapia intensiva generale, per poter fare una unità che rimanga aperta tutta l'estate, ma sicuramente di minori dimensioni con un minor afflusso di persone. E voltiamo pagina, sono un delizioso giardino, all'italiana un lussureggiante parco, all'inglese normalmente mai aperti al pubblico a fare a cornice a Palazzo Altana, San Vito, al Tagliamento, il complesso, un tempo residenza di una nobile, potente famiglia che gli ha dato il nome, conta anche una graziosa che per la gentilizia oggi è del comune ed è stato possibile visitarlo in esclusiva grazie ai volontari del FAI. Sentiamo. In questo momento ci troviamo a Palazzo Altan, a San Vito del Tagliamento. Il palazzo è stato edificato nel corso del Seicento dalla famiglia Altan, che lo rilevò come una modesta proprietà e con modifiche e ingrandimenti nel corso del secolo riuscì a farlo diventare fastoso come si può vedere al giorno d'oggi. La proprietà fu coronata nel 1750 con l'acquisto e l'integrazione anche della Torre Grimana e con la costruzione dell'oratorio neoclassico. La facciata del palazzo si presenta molto semplice, di colore bianco, con due elementi strutturali
particolari, il pergolo al piano nobile e il sottotetto con cornicione a modiglioncini. La cappella gentilizia ha 4 lesene in facciata con i capitelli ionici, sovrastata dal timpano e la rappresentazione della data di conclusione, l'anno di conclusione della cappella, 1825. La parte più bella, più fastosa del palazzo è la parte retrostante, con il giardino diviso in due parti. Il giardino all'italiano, delimitata ad est con una cinta di mura circolare, semicircolare, e un piccolo varco attraverso il quale si può accedere al giardino all'inglese, con piccoli vialetti serpeggianti ed alberi ad alto fusto con magnolie, ciliegi ed aceri, e soprattutto in questo periodo primaverile fiorito con rose e iris. Al primo piano, al piano nobile del palazzo, c'è la sala da pranzo con eleganti stucchi che il conte Giuseppe Altan decise di far realizzare nel 1760, poiché fu nominato cavaliere professo dell'Ordine dei Cavalieri di Malta. Al secondo piano, una stanza con dei lacunari dipinti a fresco, con episodi della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, nella camera che fu sicuramente di Leandro Altan, pitture a fresco decorate dal pittore Lucillo Candido. I dipinti di Pomponio Amalteo e di Antonio Bellunello, ma anche un superbo altare ligneo intagliato dorato di Giovanni Martini, sono i tesori della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Prodolone di San Vito al Tagliamento, eretta nella seconda metà del 1400 come ex voto per la liberazione dalle pestilenze, sempre in compagnia del FAI. L'abbiamo visitata per voi. Ci troviamo alla chiesa di Santa Maria delle Grazie a Prodolone. È stata costruita come protezione dalla pestilenza del 1467 ed è stata costruita infatti in quello stesso anno su un impianto romanico-gotico, ma sono state apportate delle modifiche nel Settecento che hanno rovinato la simmetria originaria della chiesa. È stata aggiunta una sagrestia laterale che ha in parte rovinato l'affresco di Andrea Bellunello all'interno, mentre la cupola è stata affrescata da Pomponio Amalteo, che ha deciso di far costruire una cupola in quanto avesse un aspetto più consono. E le caratteristiche della pittura di Pomponio Amalteo sono dei ritratti realistici e non stereotipati, infatti si dice che si ispirasse ai volti delle sue 5 mogli, tra le quali c'era anche Graziosa, che era la figlia del Pordenone. E altre caratteristiche sono la ricchezza cromatica e l'uso della grottesca, cioè di elementi fantastici e animali immaginati. E anche il vasario ha scritto di lui e ci dice che è stato fatto nobile di San Vito, infatti si è trasferito qui ed è morto dopo essersi fatto costruire una tomba a San Lorenzo nel 1588. Non ha concorrenti in terra friulana, non ha rivali, è un pittore alla moda che grazie a un giro di stampe e tele è riuscito sempre a stare al passo con i tempi. Gli affreschi della cupola narrano la storia di Maria dall'abbraccio di Sant'Anna e San Gioacchino fino all'assunzione di Maria in cielo, mentre nella parte alta troviamo l'incoronazione di Maria e anche i simboli dei 4 evangelisti. Nell'altare troviamo un polittico in legno realizzato da Giovanni Martini nel 1515. È un altare tipico di quell'epoca e di tutto il Friuli. Sono presenti 10 statue ad alto rilievo e 4 statue a tutto tondo.
le statue sicuramente più importanti sono quelle della Madonna col bambino sulle ginocchia e del Cristo Redentore sopraelevato rappresentato con la croce in mano. E dopo questo viaggio nelle bellezze del nostro Friuli, rimanete con noi perché dopo la pubblicità torna in giro la striscia dedicata ai luoghi che saranno percorsi dal Giro d'Italia. Vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, un buon pomeriggio.